Sono Leonardo e sto lavorando a questo progetto che mi piace veramente molto qua nell'Istituto Comprensivo Largo Bocconi con i ragazzi di una terza media, e molto bella e come sfida anche perché i ragazzi sono interessati tantissimo, ma è evidente che hanno delle difficoltà a lavorare insieme, quindi la sfida è non solo fare arte, ma attraverso l'arte aiutarli ad esprimersi, aiutarli a lavorare insieme, aiutarli anche a farsi ascoltare in un modo diverso, che non sia il modo che vedono normalmente in televisione o che a volte viene anche imposto, un modo violento, un modo di prevaricazione. Insegnarli a esprimersi, ad ascoltarsi tramite un racconto semplice e sensibile. Per questo il progetto che ho deciso di fare con loro è stato un progetto in cui la collettività dell'installazione derivasse dall'espressione individuale che deve saper inserirsi insieme agli altri. Siamo partiti da una poesia di Wisława Szymborska, Natura morta con palloncino, l'abbiamo letta insieme, abbiamo visto che in questa poesia la poetessa racconta tramite le parole poetiche cosa esprime e cosa rappresentano tanti oggetti che lei ha dentro casa. I ragazzi tra l'altro lavorano sulle nature morte perché le disegnano d'arte, però le nature morte diciamo rinascimentali. Noi abbiamo visto la natura morta in chiave contemporanea, quindi ho chiesto a ciascuno di loro di scegliere un oggetto che esprimesse e rappresentasse qualcosa di importante per la loro vita e di spiegarmi cosa esprimeva e cosa rappresentava. Sono uscite cose bellissime. È stata un'occasione per i ragazzi di parlare a cuore aperto anche agli altri compagni, di capire forse delle cose di loro stessi che loro stessi non hanno mai compreso. Ed oggi stiamo prendendo questi oggetti e con questi oggetti stiamo costruendo un'installazione e un video loop, diciamo, in cui ogni oggetto ha un suo ruolo all'interno del complessivo. E ora voglio vedere come i ragazzi sapranno inserire il proprio oggetto nel percorso complessivo. Per cui il lavoro che stiamo costruendo è proprio una natura morta con palloncino e quindi sarà costituito da tutti i loro oggetti un palloncino e un televisore che manderà questo video su cui stiamo lavorando tramite un software di animazione che è Scratch, che forse non è il software migliore per fare proprio video animazione, ma che per loro è più comprensibile, accessibile e gli permette di metterci le mani direttamente.